quest'altro. Vai, lascia a voi la vostra premiazione. Loro vi presentano i giudici nascosti. Quindi la votazione del Miss e Mister Japanimation è loro. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti a questa bellissima manifestazione che per noi è una novità. Noi siamo la Japanimando, siamo la sezione interna della Japanimation e ci occupiamo in sostanza del parco Splay. Esatto. Diglielo tu, Giovanni. Come? Io faccio le riprese. Ma diglielo tu, Giovanni. Ecco, appunto. Niente, è un'associazione no profit. E praticamente ci incontriamo ogni mese e facciamo questo raduno cosplay che a mio parere è qualcosa di straordinario. E niente, che aggiungere? Non sei preparato? Esatto. Come al solito hai preparato qualcosa? Claro. Vogliamo parlare anche della SVAC, che è Svalent Cosplay Onlus, perché noi siamo l'unica cosplay onlus d'Italia che si occupa di gestire nuovi spazi sociali e culturali di aggregazione per i ragazzi che fanno cosplay e non solo, e per le disabilità, e questo avviene ogni mese, ogni terza domenica del mese, sia a Catanzaro, quindi il parco cosplay della regione Calabria, nel parco delle biodiversità mediterranee, sia appunto nel parco cosplay regione Lazio. Quest'anno abbiamo fatto 2 anni di parco cosplay e appunto vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è il 18 settembre, per non coincidere con il Romix, che come sappiamo porterà tutta Italia alla nuova fiera di Roma. Quindi vi aspettiamo numerosi, perché ci saremo anche noi. Vi aspettiamo per foto, video, interviste, scherzi, menate, tutto, insomma, tutto quello che ci capita. E proprio per questo, per dare qualcosa in più, a sorpresa, d'accordo con Nissan, che ringraziamo tantissimo che ci ha permesso questo, con il nostro presidente, abbiamo deciso di inventarci questo nuovo premio, a sorpresa, gli ultimi 3 giorni prima che ci chiamassero. Grazie. E quindi, visto che noi siamo anticonformisti e decidiamo di premiare prima di tutto i maschietti, piuttosto che le femmine, sì. Ma tu lo sai che cosa c'è? Che cosa c'è tra i premi? No. Non lo sai? No, sono impreparato. Ma ci può essere un CD, un DVD, un RPG, un CCC? Non lo so. Pure? Non lo sai? No, non lo so. Non lo sai? Lo sai tu. Ma non lo sai? No. Ma non sai niente. Certo. Ti ho portato a fare sul palco. Non lo so, a fare un po' di cacchiere. Basta. Mi volano i capelli. Comunque, secondo noi, visto e considerato che è una persona che è sempre stata vicino a noi, che ha cantato e che quindi è una persona così in gamba, noi l'amiamo molto, vince il primo premio Mister Japanimando Cosplay 2011, Brooke, alias Mirko Martucci! Ieri sul palco! No, già ti sei spogliato! No, non passare dietro che ti riparti le ossa. Prendi i premi degli altri e poi ti spogli. Ma io non lo so, guarda, la prossima volta non vinci più. Io non vinci più, te lo dico. Calma, lo sapevo. Prego, prego, lui, Giovanni, tenere il microfono, io consegnerò il... Certo. Allora, intanto io vorrei che tutti i cosplayer si avvicinassero sotto il palco, perché fra 2 minuti contati faremo la foto di gruppo. Ragazzi, il nostro nuovo re! Un applauso! Ricordiamo che i premi che vincono sono offerti da Comics & Company di Anzio, la fumetteria, e da un altro stand che noi ci occupiamo di gestire, che appunto mi sono impappinato, non mi ricordo più, ho sbagliato io stavolta. Ho sbagliato, scusate, non mi ricordo. L'emozione della diretta. Non mi ricordo che cosa dovevo dire. Ecco, ricomincia da capo. Cosa dovevo dire, tu te lo ricordi? Non ti ricordi? Com'è? Scusa, ma dall'angolo della festa, adesso mi sono ricordato, la corona e lo scettro sono offerti dall'angolo della festa di Nettuno, il premio che vinci da Comics & Company, ecco, tieni il tuo premio, è incartato di più, come si fa con i maschietti, aprilo, vediamo che cosa c'è perché non lo sappiamo, apri, foto,
foto, foto, foto, foto. Vinci quel vecchiaccio di Kurushizuji, cioè, io lo so, Black Butter non c'era, te devi accontentare. Ho trovato quello, mi dispiace. Grazie, grandissimo. E poi abbiamo pensato tanto a quale persona premiare. Abbiamo fatto una tavola rotonda perché appunto ero vestito da San Giorgio oggi, non sapevamo che fa. Però abbiamo visto tante ragazze esibirsi qua. Abbiamo visto fare un po' di tutto. Però non potevamo evitare di premiare la divina Anna Reshining sul palco! Per favore, sul palco, venga. Sì, abbiamo finito. La nostra Lady Gaga. Lady Gaga sul palco, per favore. Che ci stanno dicendo che dobbiamo chiudere. Ci buttano giù dal palco, se no. Gaga, ecco, Gaga, Gaga, un applauso, Gaga. È meglio della corona di Narnia questa, guarda, l'ho presa più bella perché poi c'era questa. Certo, non si legge, ottimo. Ecco qua, ok, vabbè, abbiamo finito in coach, ragazzi, grazie a tutti, vi ringraziamo, fate un applauso a tutti i vincitori, per favore, foto, applausi, che se lo meritano veramente, Mirko Martucci e Annari, un grandissimo applauso per tutti e due, grazie. Allora, grazie a loro. Adesso, veloci, 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 foto qui sotto, veloci, più veloci che potete. No, no, rimanete sotto il palco, veloci.